Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni che è tornato in regia per la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo Piazzale Parmesan 8, Marghera, e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti che è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Nella seconda parte della trasmissione tratteremo ciò che porta a diventare eterni nella religione romana, e siamo arrivati al terzo capitolo, visto che finora abbiamo letto un capitolo per trasmissione, ed è un capitolo anche abbastanza corto, che però è fondamentale, ciò che porta alla casa come tempio. Nel paganesimo il primo tempio è la casa. La casa è il primo tempio che noi incontriamo. Il paganesimo è la vita. È la costruzione della vita, e uno dei posti dove si costruisce la vita è la propria casa. Bene, vedremo, prendendo alcuni spunti dalla religione romana, dell'antica Roma, a vedere com'è la casa intesa come tempio, e quali sono le forze che interagiscono per questo. Prima però di iniziare la trasmissione, consentitemi un ringraziamento particolare, un ringraziamento particolare intanto ai ragazzi dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e poi a Antonio di Marostica, spero di non sbagliarmi, che mi ha mandato un suo lavoro, Aforismi Romani, che lui ha fatto. Lui è molto legato alla religione dell'antica Roma, nella forma chiaramente che più gli piace, che più sente vicina. E voi sapete che l'essere pagano si esprime attraverso bollettini, cioè praticamente ogni persona mette per iscritto ciò che lei sente, ciò che lei percepisce, ciò che a lei piace e fa sapere alle altre persone ciò che a lei piace e ciò che lei sente. Bene, Antonio, ha dimostrato di essere un grande pagano e mi ha fatto molto piacere. Il bollettino che mi ha fatto avere, che è il suo bollettino, il suo sentire, il suo modo di sentire la vita, lo leggerò con attenzione e con passione. Grazie Antonio e grazie infinite. Poi un ringraziamento anche ai ragazzi dell'istituto per quello che hanno fatto. Bene, quello che hanno fatto lo so io, è sufficiente. Niente, oggi leggeremo ciò che porta a diventare eterni nella regione dell'antica Roma essenzialmente a ciò che porta alla casa come tempio. Noi sappiamo che il paganesimo è lo sviluppo, sì, dell'essere divino che cresce dentro l'essere umano, che germina nell'essere umano, ma è anche l'oggettività in cui quella germinazione avviene. Cioè l'oggettività intesa sia come forze, sia come coscienze, sia intesa come luogo, come posto, come modo di essere. Voi troverete sempre i boschi sacri, i luoghi sacri, il posto dove si sta bene. Ebbene, il primo di questi posti è la casa. E allora leggiamo da ciò che porta a diventare tale nella religione romana, la casa come tempio. Nella storia del divenire umano, il primo tempio fu la casa, l'abitazione del singolo essere che, alterando la percezione, usava per proteggere la propria attenzione e per sviluppare meglio la sequenza dei propri mutamenti. La casa è l'unico luogo di potere in cui l'essere umano sia in grado di esercitare una qualche forma di controllo. Nella casa l'essere umano altera la percezione senza che elementi estranei della natura interferiscano. La casa è il luogo in cui l'essere umano altera la percezione senza che altri esseri umani interferiscano. La casa diventa un centro di energia vitale finalizzata al divenire degli esseri umani che la frequentano. La casa, piccolo o grande che sia, è il tempio della vita. Ogni essere dell'esistente, per interferire nella struttura dell'energia vitale della casa, deve comunque chiedere il permesso, deve comunque piegarsi alla direzione di sviluppo della sua energia vitale. La casa prende o non prende potere di essere in relazione agli esseri umani che l'abitano o che la frequentano. Questi lasciano la loro impronta, che
che nel quotidiano della ragione diventa il loro odore, la loro forma, la loro disposizione della casa, la loro organizzazione mentale, il loro modo di essere e l'insieme delle loro predilezioni. La casa garantisce protezione in tutti i sensi. La casa deve essere curata in relazione agli individui che l'abitano. La casa deve costituire l'unione del potere degli individui che la frequentano. Da quest'ultima predisposizione nasce l'esigenza di una casa più grande, dove gli individui fanno delle cose specifiche, come la relazione fra sé e le coscienze di sé del circostante, il tempio. Uno dei più antichi templi romani, quello di Vesta, aveva la forma rotonda tipica della capanna degli agricoltori e dei pastori laziali. In pratica il tempio altro non era che l'estensione della casa e delle sue funzioni. Se nel tempio avvenivano riti di relazione col circostante, nella casa avvenivano anche riti di relazione col circostante. È il potere di essere della casa che costringe gli esseri umani a costruire il tempio, nel quale eseguire riti collettivi che hanno il compito di amalgamare l'attenzione dei presenti, coordinandola per fini comuni e specifici. Il tempio costruisce l'unità dei frequentatori, allinea le loro attenzioni, chiarisce i loro fini e i loro scopi da raggiungere forzando i mutamenti dell'esistenza. Il tempio favorisce la fusione delle volontà e delle determinazioni dei partecipanti attraverso le quali incidere sul mutamento e sullo spazio. La casa ha la stessa funzione esoterica del tempio. Se la casa non ha il potere di essere, quegli abitanti non costruiranno mai un tempio per relazioni di potere di essere col circostante. Forse lo costruiranno i loro padroni per meglio poterli mettere in ginocchio, sfruttando la magnificenza della costruzione rispetto alla miseria delle loro abitazioni. Nella religione di Roma, la casa era identificata essenzialmente attraverso due elementi qualificanti, la porta e il focolare. Senza questi due elementi non era una casa. Il focolare era l'espressione del cerchio umano attorno al fuoco. Quando quel cerchio umano decise di mettersi un tetto sopra il fuoco, nacque la casa. Il centro di potere della casa nasce dal cerchio umano, dalla sua attenzione, dalle sue necessità. Le necessità degli esseri umani diventano manipolazione dell'attenzione degli esseri umani stessi, diventano proiezioni del potere di essere nel territorio in cui la loro attenzione spazia. Quel territorio diventa casa. La loro attenzione chiude la manipolazione dell'energia vitale entro i confini della casa. Quei confini delimitano il divenire degli esseri umani, quei limiti sono stati costruiti, dunque, quei limiti sono stati costruiti attorno al focolare che raggruppava gli esseri umani. Il focolare è dunque il centro della casa, il momento accentratore dei flussi di energia vitale degli esseri umani che forma la casa, che formano la casa. Il secondo elemento è la porta. La porta evita l'intrusione, la porta protegge la casa. Si può chiudere e aprire, si può battere o sprangare. La porta permette l'ingresso e l'uscita e permette la protezione. Il cerchio umano attorno al focolare era un cerchio aperto. Chiunque poteva arrivare e sedersi. I partecipanti, per impedirglielo, dovevano rompere il cerchio, ma la porta impediva l'ingresso senza che fosse necessario rompere il cerchio. La porta non teneva lontano soltanto gli esseri umani, ma teneva lontano altri centri coscienti di sé. Teneva lontano altre forze che altrimenti si sarebbero presentate prepotenti all'attenzione degli esseri umani. Il focolare e la porta qualificano la casa. Una casa è tale in quanto ha un focolare e in quanto ha una porta. Una casa è tale in quanto ha la vita che arde al suo interno e uno scudo per proteggere la vita. Questo è il senso esoterico della casa, la casa come tempio dell'esistenza. La casa è protetta dal fuoco di Vesta, è protetta dal fuoco che brucia nel focolare, è protetta dal fuoco del divenire che brucia dentro l'essere umano e a tutti gli esseri di quella casa. Quando il fuoco di Vesta diventa il fuoco della comunità, caca ne prende il posto, o forse sono la stessa espressione, oppure crescendo l'uno cresce l'altro, oppure ancora non l'uno nell'altro, ma insieme per fondare il divenire della casa. Caca insegna agli esseri:
della casa che fedeltà si deve soltanto a se stessi come individui, a se stessi come unità fra individuo e focolare, a se stessi come individui all'interno di un contesto umano, soltanto nella misura in cui quel contesto umano è parte integrante di se stessi come individui, non di quanto piega e sottomette individui. Caca è il fuoco del cerchio, un cerchio che messe le mura e formato un tetto diventa casa. Casa come insieme di persone riunite attorno ad un fuoco. Senza il fuoco non è casa, senza il calore la casa gela. Nella stagione invernale non protegge e diventa inutile. Senza il calore delle persone che si radunano attorno al fuoco, una casa non ha ragione di essere considerata una casa, ma è ammasso di pietre senza significato. Una casa o una tana è tale in quanto racchiude il fuoco del divenire dei suoi abitatori, diventando essa stessa compartecipe al divenire attraverso le trasformazioni di quel fuoco. Caca può essere considerata il fuoco della fedeltà a se stessi, alla casa in quanto suo abitatore ed elemento qualificante. Il fuoco deve essere circoscritto, deve rappresentare il fuoco che costruisce, non il fuoco che distrugge, deve rappresentare il fuoco del mutamento, non il fuoco della devastazione, deve bruciare riscaldando e cuocendo i cibi, non bruciando la casa. L'atercolo contiene il fuoco mentre brucia. Contenere il fuoco significa proteggere la casa, significa garantirne lo sviluppo, così come l'attenzione degli abitanti della casa è concentrata sul fuoco, è concentrata anche nella disposizione dei mattoni che lo contiene. Caca è la fedeltà del fuoco della casa, formato dall'attenzione di tutti gli esseri che abitano la casa. L'atercolo è la direzione in cui il fuoco della casa volge i propri mutamenti. L'uno senza l'altro non costruisce il divenire, non sviluppa la sequenza dei mutamenti delle coscienze di sé che lo compongono. Esistono altre direzioni in cui il fuoco si può sviluppare, sia nel focolare, sia negli esseri, sia nella casa, ma solo la direzione latercolo è la direzione ottimale per diventare eterni. La porta della casa è rappresentata da tre momenti sui quali viene convogliata l'energia vitale degli abitanti della casa: la soglia, i cardini e la porta. La soglia è quanto delimita il dentro dal fuori della casa. Superare la soglia si è dentro, superare la soglia si è fuori. La porta è l'attimo presente, è quanto divide il presente fuori dal futuro dentro, è quanto divide il presente dentro dal futuro fuori. La soglia delimita i confini entro i quali l'energia vitale della casa è a disposizione dei suoi abitatori. La porta li materializza, rendendoli evidenti anche nella forma. La porta però è dentro e fuori la casa. È nel contempo, nel presente e nel futuro per consentire il passaggio del mutamento, eppure sempre nello stesso luogo. È ancorata sempre al presente e quest'ancora sono i cardini. La porta nel suo insieme è uno scudo protettivo della casa. La porta rappresenta il presente, ogni momento presente in cui un soggetto giunge e la sua apertura lo porta in un futuro che, nel momento in cui si manifesta, diventa presente. La porta non è mai passato, non esiste il ritorno nell'utero, esiste soltanto il divenire come costruzione del presente. Un'infinita sequenza di presenti forma il futuro, che è determinato solo da quella sequenza di presenti e da nessun'altra. Ogni variazione del presente, l'inserimento di ogni determinazione, di ogni scelta, di ogni atto di volontà, determina necessariamente un futuro. Questo è il risultato di quella sequenza di presenti. La porta è il presente in cui è ancorata e la soglia è il limite del mutamento determinato nell'atto presente, dall'atto presente. Il superamento della soglia introduce il soggetto nel suo futuro, l'attimo futuro subito dopo il presente che si trasforma immediatamente in presente. Questo insieme di forze è Forculus, è Kardea, Elementinus. Queste forze sono centri di energia vitale che qualificano la casa come momento di fondazione del divenire degli esseri che vi abitano. Queste forze concentrano su di sé le linee di tensione di tutti gli esseri che in quella casa vivono e da quella casa spiccano i balzi nel loro divenire. Esse sono la trasformazione degli esseri e sono materialmente presenti come oggetti qualificanti la casa stessa. Essi sono nella forma e nella struttura di energia vitale
il loro potere, la loro forza, la forza della loro coscienza di sé è specifica e appartiene alla coscienza di sé specifica della casa. Può essere che la casa operi una sequenza di mutamenti, che quella coscienza di sé diventi eterna, e può essere che quella coscienza di sé sparisca con la casa dopo troppo pochi mutamenti per diventare eterna, ma sono centri di energia vitale con cui l'essere umano entra in relazione attraverso il suo fare, attraverso l'articolazione della propria attenzione, dando loro l'importanza che meritano nello sviluppo della propria esistenza. L'essere umano deve curare la porta di casa per evitare che ladri e malfattori entrino a danneggiare il suo futuro, quel futuro che egli ha costruito giorno dopo giorno. La costruzione del divenire è un lavoro lungo e paziente. Si deve coltivare ogni attimo presente disponendo con cura ogni forza che intercorre alla fondazione del proprio divenire. La sua distruzione è questione di attimi. Quando interviene la distruzione di una sequenza di mutamenti, la coscienza di sé è rimasta, deve intraprendere un altro cammino. La distruzione è intervenuta mutilando il divenuto della coscienza di sé. Vale per l'asportazione di oggetti, per danni fisici, per distruzioni, vale per ogni cosa che interrompe una sequenza di mutamenti. Ci vogliono centinaia d'anni spesso perché un albero cresca e ci vogliono pochi attimi perché una sega elettrica gli tronchi la sequenza dei mutamenti, eh? La coscienza di sé rimasta deve intraprendere una nuova sequenza di mutamenti. Forse la sequenza non sarà assolutamente nuova. Quanto è rimasto della vecchia sequenza dei mutamenti può intervenire alla fondazione della nuova sequenza dei mutamenti, ma la sequenza sarà assolutamente nuova. È il caso di una casa che viene bruciata. Quella forma, la sequenza di mutamenti che produsse quella casa, le tensioni che vi abitavano sono andate distrutte. Gli esseri umani di quella casa ricominciano a costruire quella casa, a ricostruire quella casa, ma non sarà più la stessa casa di prima. Magari si recupereranno le pietre del focolare della casa andata distrutta, ma le travi saranno travi diverse. Gli esseri umani che ricostruiranno la casa metteranno una diversa direzione per ovviare alle cause che produssero l'incendio, cureranno meglio la porta e maggiore sarà l'enfasi del loro fare. La casa sarà ricostruita mutamento dopo mutamento, ma non sarà più la stessa casa di prima. Forse sarà abitata dagli stessi esseri umani, ma le tensioni e l'energia vitale che in quella casa espanderanno non saranno più le vecchie tensioni, ma saranno nuove tensioni, nuove determinazioni che si sono forgiate nel costruire la nuova casa. Sarà una nuova soglia, una nuova porta, nuovi cardini, eppure sarà sempre Forculus, Limentinus e Cardea. Non saranno solo Forculus, Limentinus e Cardea riferiti agli esseri umani, ma saranno anche Forculus, Limentinus e Cardea riferiti agli esseri di sola energia vitale, i lemuri che abitavano quella casa. L'energia vitale caratteristica di una casa varia fra due estremi: l'energia vitale libera, sprezzante e piena di potere e vita, all'energia vitale stagnata, energia ferma stagnata, piena di pulsione di morte. Fra questi due estremi si estende una vasta gamma di combinazioni che tendono all'uno o all'altro estremo. Queste combinazioni di energia vitale manipolata attrae lemuri che con questa energia vitale e le sue modulazioni si relazionano o ne vengono respinti. Forculus, Limentinus e Cardea sono forze statiche che specchiano l'energia della casa, così che permettono il passaggio a quei lemuri, la cui energia e le cui predilezioni sono allineate a quelle degli abitanti della casa, e fermano quelli che potrebbero nuocere alla direzione della modulazione dell'energia vitale stagnata. Così i lemuri che si relazionano con l'energia vitale libera e viva vengono respinti dall'energia vitale stagnata, in quanto questa inibisce le loro funzioni. Lemuri che si relazionano con l'energia vitale stagnata vengono respinti da Forculus, Limentinus e Cardea, in quanto i lemuri amanti dell'energia vitale stagnata agiscono all'interno della casa tentando di bloccare i flussi dell'energia vitale degli esseri umani.
Forculus, Limentinus e Cardea diventano guardiani attivi solo in quelle case in cui scorre l'energia vitale libera, proteggendo gli abitatori dall'intromissione di lemuri che vorrebbero stagnarne l'energia. Diventando attivi, diventano coscienze di sé, acquistano capacità di scelta in quanto quella capacità di scelta permette loro una possibilità di eternità. Quel giorno che in quella casa si stagnasse l'energia vitale, si stagnerebbe anche la loro coscienza di sé, annullandola. L'energia vitale stagnata non produce coscienza, si diffonde come un cancro nell'energia vitale delle coscienze di sé, distruggendo la tensione attraverso la quale fondare il loro divenire. Ve l'ho fatto oggi una parte del discorso parlando sia di Castaneda che di quello che ho scritto io. Il potere della casa non è dato solo dall'energia vitale accumulata, ma anche dalla capacità degli esseri che la abitano di pulirla, rinnovarla e proteggerla. Pulirla dalle proprie immondizie, pulirla da quanto non serve per fondare il futuro, pulirla mantenendone le linee di tensione che la percorrono sempre dritte e perfettamente tese nel superamento dell'attimo presente. De Verona è la concentrazione di questo tipo di attenzione, un'attenzione che non è solo quella degli esseri umani che abitano la casa, ma è anche quella dei lemuri che con essa convivono, è l'attenzione di Caca, è l'attenzione di Laterculus, è l'attenzione di Limentinus, Cardea e Forculus. Ogni coscienza sviluppa se stessa, ogni coscienza cura e coltiva le condizioni attraverso le quali le consentono di diventare eterna, proiettandosi nella sequenza dei propri specifici mutamenti. E per far questo arricchiscono la casa coltivando De Verona attraverso il loro fare. De Verona, dal canto suo, ricorda ad ogni singolo essere la necessità di mantenere pulita la casa affinché possa continuare la sequenza dei mutamenti e diventare eterna. Così facendo, De Verona potenzia se stessa, seguendo la propria serie di mutamenti. Quando nella casa si aggiunge un nuovo nato, si spazza la soglia della casa, si pulisce l'entrata affinché sia soltanto il nuovo nato ad aggiungersi e non altre forze. Le altre forze, quando si precipitano per costringere il nuovo nato ad accettarle, devono essere respinte. Carda, carna o grane, a seconda delle varie letture, protegge la casa dall'assalto delle strici. Queste assaltano i nuovi nati allo scopo di manipolare la loro attenzione. Manipolando la loro attenzione, gettano il seme per trasformare la sua energia vitale in energia vitale stagnata, portando il bambino a una qualche forma di dipendenza e incompletezza, atta a comprometterne severamente lo sviluppo. Una di queste strici oggi si chiama battesimo cristiano e prende forma dell'impegno dei genitori di costringere il bambino in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. Ma De Verona acuisce l'attenzione degli abitanti, portandoli ad acuire la loro attenzione, bloccando l'arrivo di quanto non sia in sintonia con la casa. Ed ecco la runda, agisce nella casa come Lara agisce contro i padroni, svelarne i segreti. Quando all'interno della casa, scusate, si formano segreti, significa che qualche cosa all'interno della casa o della comunità non funziona. La runda agisce come armonizzatore di tutte le sue parti. All'interno della casa tutto deve essere armonioso, in funzione del proprio divenire. Quando la pulsione di morte si affaccia sotto una qualsiasi forma, c'è qualche cosa della casa che tenta di prendere il sopravvento. Ne sanno qualcosa i genitori che hanno un figlio che assume eroina. Quella casa non è più la stessa. Introdurre la ruina significa introdurre pulsione di morte, significa introdurre bisogno di dominio, significa distruggere il mutamento in funzione di una forma precisa e specifica di assoggettamento. In quella casa inizia la distruzione del mutamento. La stessa cosa vale quando in una casa dove l'energia vitale scorre libera, qualcuno decide di mettersi in ginocchio davanti ad una qualche forma di dipendenza. Quando qualcuno ha bisogno di un padrone, in quanto incapace a determinare i propri mutamenti, in quel momento costringe tutta la casa a mettersi in ginocchio per poter trarre la certezza che il suo bisogno è un bisogno naturale e non un bisogno di una coscienza malata di morte e sconfitta nello sviluppo della propria sequenza dei mutamenti. La runda agisce per quel che può affinché questo non avvenga. Agisce per acuire l'attenzione delle coscienze di sé componenti la casa
affinché operano perché questo non avvenga. La runda è il guardiano della struttura dell'energia vitale della casa. Agisce risvegliando l'attenzione dei componenti quando questa si affievolisce e non scorge il pericolo in allarme, e non scorge il pericolo in arrivo, in allarme. Vabbè. Solo una grande tensione verso i cambiamenti e una forte carica di energia vitale costruiscono una grande larunda. È da ricordare come ogni divinità, sia indifferentemente maschile o femminile, in quanto è solo convenzionalmente che si considera maschio o femmina, a seconda delle relazioni che intrattiene col quotidiano della ragione o della funzione che assolve rispondendo a bisogni specifici di cui è portatrice. Mentre questa tende a scomparire, quando l'energia vitale tende a stagnare e la stagnazione ha raggiunto un punto di quasi non ritorno. Infine, la forza della casa. Generazione dopo generazione, tale da essere forza in sé, i penati. Nel libro Il Sentiero d'Oro, i penati erano stati trascurati, in quanto l'informazione che avevo era che i penati fosse una forma di culto dei morti e degli antenati. Non riuscivo a capire il motivo per il quale il paganesimo di Roma antica osservasse un culto dei morti. Non riuscivo a mettere a fuoco cosa fossero i penati finché non li ho inseriti e legati alla casa. I penati sono la coscienza di sé della casa, sviluppata mutamento dopo mutamento, generazione dopo generazione. Gli esseri umani affrontano la morte, alcuni di loro trasformano la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso, altri disperdono la loro energia disperdendo il loro corpo fisico, ma i penati restano. Essi preservano la coscienza della casa, essi sono la coscienza di sé della casa. Non hanno forma, non hanno funzioni, se non quella di preservare la casa e la sua coscienza di sé, mutamento dopo mutamento, generazione umana dopo generazione umana. Così i penati percorrono il loro cammino per diventare eterni. I penati sono la casa. A proposito, a Roma c'erano i culti dei morti, però sono cose diverse, sono immagini molto tarde, è tutto da discutere. I penati sono per la casa ciò che è Quirino per la città. Vi ricordo che non prendo telefonate in ogni caso. Una casa, quando è disabitata, se ha sviluppato una coscienza di sé, è in grado di scegliersi i suoi abitatori o rifiutarli qualora la loro energia sia in contrasto troppo violento con la casa stessa, oppure quando la differenza non è grande. Può essere la casa a cambiare i suoi abitanti, o possono essere nuovi abitatori a cambiare la coscienza di sé della casa. Più spesso si verifica che la casa accetti i nuovi venuti formando una relazione simbiotica, accettando i nuovi venuti per continuare a sviluppare la propria coscienza di sé e mediando la relazione fra la coscienza dei penati e la coscienza dei nuovi venuti finché non si verifica la fusione. La coscienza di sé dei penati cambia la sequenza dei mutamenti, procedendo su una sequenza più favorevole. È sempre la coscienza di sé, di quei penati, ma si è modificata per far propria la nuova situazione, volgendola a proprio favore. Si vedrà in altre parti come questo sia un principio universale della natura e degli esseri che in essa operano. I penati sono pertanto la summa della coscienza di sé della casa. I penati sono la summa della coscienza di sé del tempo. I penati sono quanto gli esseri umani hanno costruito per garantirsi la sequenza dei propri mutamenti per diventare eterni. Nello sforzo e nell'esercizio delle proprie determinazioni, gli esseri umani hanno favorito lo sviluppo di nuove coscienze e nuove forme di coscienza di sé, il cui scopo è diventare eterne. E per far questo agiscono favorendo e proteggendo quanto contribuì a generarle. Questo avviene sempre in natura, è una funzione secondaria degli esseri della natura. L'energia vitale tenta sempre di diventare coscienza di sé, adattandosi ad ogni situazione incontrata, qualunque essa sia. Ricordate Mefite agli esseri umani. I penati sono la forza generata dagli esseri umani. Vi ricordo che non prendo telefonate finché non ho finito, eh? Sono forza generata dagli esseri umani nella costruzione, della loro abitazione, e sono tanto più forti quanto quell'abitazione è perenne nel tempo, consentendo loro un grande numero di mutamenti per sviluppare la propria coscienza di sé e diventare eterni. La casa è il luogo di potere per gli esseri umani, che percorrono un sentiero per lo sviluppo della propria coscienza di sé lungo il sé. È un luogo di disperazione
per chi sviluppa la pulsione di morte, distruggendo il cammino per lo sviluppo della propria coscienza di sé. E della casa nell'antica Roma dovremmo parlare anche di un altro concetto, cioè dovremmo parlare anche del discorso di Giano, perché la porta, scusate un attimo, la porta è Giano che è ancorato nel presente, è Giano che proviene dal futuro ed è Giano che, ed è Giano che costruisce il futuro. Vediamo un attimo, siamo sempre a quello, no? Ok, la casa è il tempio per eccellenza. Nella casa bisogna riuscire a stare bene, bisogna che le cose siano a posto, bisogna che le tensioni siano in funzione del nostro sviluppo. Nella casa non devono esserci contraddizioni, non devono esserci contrapposizioni, non devono esserci scontri se non quelli finalizzati a costruire le persone, a costruire gli individui. Pertanto la casa è il primo tempio della vita, non può, si può costruire nessun tempio, nessun luogo sacro se prima di tutto non si è costruito la casa come primo luogo sacro. Questo è importantissimo. La sacralità è funzionale alla costruzione della vita. Non esiste una sacralità diversa dalla vita stessa. La sacralità è la vita, è la conservazione della vita per il suo sviluppo, per i suoi mutamenti. Costruire assoggettamento o costruire... Ciao! Costruire assoggettamento o costruire sottomissione significa... significa distruggere anche la propria vita, perché la casa è un posto dove un individuo si costruisce, dove costruisce le proprie contraddizioni, ma costruisce essenzialmente anche se stesso. Va bene, detto questo, pronto? Lo sentite questo imbecille? Questo sono un imbecille. È uno che ha bisogno di stuprare bambini, probabilmente. Se è quello che penso io, naturalmente. Se poi è un'altra cosa, un altro discorso. Allora, abbiamo parlato della casa. Abbiamo parlato della casa come tempio e della casa come primo luogo sacro. Ed è l'unico luogo che sia effettivamente sacro. Ogni componente della casa è sacro. È sacro perché l'oggettività, la casa, il proprio appartamento, la propria casa è il posto nel quale noi costruiamo noi stessi. Ed ogni elemento della casa, ogni elemento qualificante della casa, dal tetto alla porta, sono dei posti sacri, cioè sono delle cose sacre, in quanto quelle cose qualificano la casa. E se noi agiamo all'interno della casa, alimentiamo anche l'energia vitale della casa stessa. Bon, io vi ho parlato della casa come tempio, e questo è un concetto che è strettamente pagano, perché considerare il proprio appartamento, considerare la propria casa un tempio nel quale costruire se stessi, è una cosa assolutamente pagana, che è il posto più vasto nel sciamanesimo, dove era il bosco, dove era la natura, dove era il mondo che era vivente nel quale ci si costruisce. Bene, la casa, diciamo così, è un luogo più ristretto dove il singolo essere umano ha il controllo. E il tempio diventa un posto collettivo, diventa un posto dove più esseri umani si riuniscono per avere la stessa attenzione, per avere lo stesso intento, per avere la stessa forza attraverso la quale costruire il futuro. Ma attenzione, soltanto nella misura in cui la casa viene trasformata in un tempio, soltanto nel momento in cui la casa diventa consapevole, la propria casa diventa consapevole di tutte le tensioni divine che attraversano la casa. E la tensione divina per eccellenza è il fuoco. Oggi nelle case non c'è più il fuoco, ma l'importante è il fuoco dentro gli esseri umani, l'importante è la conoscenza, la consapevolezza all'interno degli esseri umani. Il tempio di Vesta era importantissimo perché altro che, non era che più in grande quella che è la casa, quella che era la casa dei contadini laziali, cioè la casa tonda praticamente dei contadini e dei pastori laziali. E nel tempio di Vesta si conservava il fuoco, cioè la conservazione del fuoco era l'elemento fondamentale, che era sia il fuoco della conoscenza e della consapevolezza, perché ricordo sempre che la conoscenza e la consapevolezza
e la coscienza, in percezione alterata, si percepiscono come luce e come fuoco, però era anche il posto dove si conservava il fuoco fisico, cioè dove il fuoco era conservato in maniera fisica, perché a quel fuoco serviva per accendere tutti i fuochi del paese, cioè il paese che rimaneva senza fuochi era un gran casino. Sì? Pronto? Il paese che rimaneva senza fuochi era un grandissimo casino, per cui era necessario avere un posto nel quale il fuoco poteva essere attinto o poteva essere riacceso. Questo è importantissimo. E questo posto in cui il fuoco poteva essere attinto e riacceso era il tempio, perché il tempio altro non era che una casa più grande del villaggio, cioè una casa più grande dove gli esseri umani potevano attingere quello che a loro serviva. Va bene, ho finito il discorso della casa come tempio. Vi ricordo che la casa come tempio è solo un discorso pagano, ma neanche sciamanico. Neanche degli indios sudamericani degli animisti, è proprio un discorso assolutamente pagano. Voi troverete sempre i concetti dello spirito della grotta, lo spirito dei posti, però la casa come tempio della persona, la casa che evolve come coscienza di sé, perché ha in sé delle consapevolezze insieme agli individui che la abitano, è un concetto pagano. Allora la casa viene riconosciuta come l'altro, viene riconosciuta come una cosa da curare, viene riconosciuta come una cosa importante e viene curata perché è importante per lo sviluppo degli esseri umani. Ma quando gli esseri umani la ritengono importante per il loro sviluppo, diventano loro stessi importanti per lo sviluppo della casa. Ricordatevi sempre nel paganesimo questa reciprocità assoluta. Sì? Ah, bene. La reciprocità assoluta nel paganesimo è la prima cosa che c'è. Non c'è niente in una sola direzione. Le cose sono sempre reciproche. L'essere umano che si sviluppa perché costruisce il proprio potere di essere all'interno della casa, nello stesso tempo alimenta il potere di essere della casa. Aumentando il potere di essere della casa, viene ad aumentare ulteriormente il suo potere di essere. Questo è solo nel paganesimo. Cioè, più le persone che mi stanno attorno, più gli altri pagani sviluppano la loro coscienza, la loro consapevolezza, il loro fare, le loro tensioni, e più io sono forte. Perché questa è la regola del potere di essere. Nel potere di avere, invece, io devo impossessarmi degli altri. Io vivo e cresco soltanto se mi impossesso degli altri. Soltanto impossessandomi degli altri, nel potere di avere, posso esercitare il mio potere. Ciao Claudio, sono Roberto. Ciao Roberto, dimmi tutto. Ciao, stai attento. A sorprendere chi altri che fai i matti. Va bene. Stai attento. Capire meglio che l'articolo A. Mi ha toccato imparare a capire bene che generale questa presentazione che ti hai fatto, questa Sì. stregoneria, vero? Sì. Era, stai attento, l'essere umano che ha finito per nascondersi, è vero? Sì. Adesso attento però, nascondersi sì, perché si portano dietro tante problematiche che ti ho capito, Claudio. Certo. E il coraggio se quello di guardarsi dentro o dopo venire fuori? Io Sì, no. dentro e fuori. Così. Io adesso ho capito meglio che te che hai letto stasera, che te che. Però credo di avere un amico, anche un senso di colpa però. Perché? Perché di nuovo me, ma che ti ho capito, non avere domandato dentro di me prima certe robe. Ma non esiste un prima o un dopo, esiste il momento. Cioè, non è che le robe te potevi farle prima o te potevi farle dopo. Esiste sempre il momento in cui le nostre tensioni trovano quello che cercano, o alcune cose, magari ne troverai delle altre. Capisci? Non Sì, ho esiste aver capito. rimpianti per il prima o per il dopo. Boh, stai sempre a testare, Claudio, mentre ascolto per radio. Grazie.
sto facendo fare studi alla famiglia. Sì. E sta tenendo adesso di me, spiegami meglio, che alla fine si arriva l'orrore sotto forma di religioni, ma sta attento. Spiegami meglio questo passaggio qua che ti è precisato nel tuo libro. Ti faccio due accenni, sì. Sì, mi fai un piacere. Certo, io ti ascolto per radio, eh. Sì, ok. Grazie, ciao, bravo, Roberto, grazie. Ciao. Niente, quello che accennava Roberto era questo il punto. Innanzitutto non esiste un prima o un dopo nelle nostre cose, cioè noi affrontiamo sempre la vita, cioè l'importante è affrontarla la vita, dopodiché si possono trovare delle cose o non si possono trovare delle cose, e le cose si trovano nel momento stesso in cui serve trovare quelle cose. Il problema grosso qual è? Quando dico questo, nel paganesimo tutte le tensioni venivano compensate, cioè c'erano sempre delle cose che intervenivano, cioè la pulsione di morte non riusciva mai a impossessarsi delle persone perché altre tensioni e altre forze, prendo le telefonate fra qualche minuto, non le prendo subito, per cui la pulsione di morte quando tentava di imporsi altre forze la coprivano, altre forze la spazzavano via. Quando sono arrivate le religioni rivelate, purtroppo non c'è stato niente da fare. Cioè, la degenerazione dei sentire pagani, della percezione pagana, era degenerata al punto tale che ha preparato il terreno alle religioni rivelate. Le religioni rivelate hanno messo in ginocchio gli esseri umani, gli hanno fatto credere all'essere umano che l'essere umano è creato ad immagine e somiglianza del Dio padrone, ma nel facendoli credere questo, gli hanno distrutto la relazione fra lui e il mondo che lo circondava, fra lui e le divinità che lo circondava, fra lui e le tensioni divine che lo circondavano. Cioè praticamente facendogli credere di essere creato ad immagine e somiglianza del Dio padrone, gli hanno distrutto se stesso. Questo è l'arrivo delle religioni rivelate. Sì? Pronto? Ancora. Questo è l'orrore dell'arrivo delle religioni rivelate, hanno troncato quella che è stata la relazione fra l'essere umano e il mondo circostante. Va bene. E non c'è stato niente da fare, cioè non c'è stato niente da fare sia perché il paganesimo aveva distrutto la relazione fra gli individui e il divino, facendo diventare un individuo più importante di un altro divino, l'imperatore come divino, il dio più importante, la cosa importante. E nello stesso tempo perché la religione rivelata non ha fatto altro che prendere in mano il potere, prendere in mano l'imperatore, identificare Dio con l'imperatore, il loro Gesù con l'imperatore e schiacciare, distruggere tutti gli altri. Cioè distruggere, annientare fisicamente tutti gli altri. Noi abbiamo delle vere e proprie rivolte della gente, delle città, no? Gente sia pagana che altri. Perché quando c'è stata la situazione di transizione, che c'erano sia dei pagani sia dei cattolici che avevano i soldi per sostenere la povertà, cioè per dar da mangiare ai poveri praticamente delle città, bene, i cristiani usavano i soldi per foraggiare loro stessi, cioè lasciavano morire di fame i poveri pagani e davano i soldi soltanto ai cristiani. E con questi sistemi hanno costruito il cristianesimo. Sì? Cioè, solo con questi sistemi hanno costruito il cristianesimo. Non è che hanno costruito il cristianesimo con altri sistemi. Hanno affamato chi non si poteva difendere. Affamando chi non si poteva difendere, hanno preso in mano il potere. E hanno schiacciato, ucciso, torturato tutti gli altri. E davanti a quello il paganesimo non aveva forza, non aveva la possibilità di difendersi, perché sono due cose. Buongiorno. Ci sono due cose che il paganesimo non è in grado di affrontare: la violenza fisica e la fede. La fede della signora che dice: io tutto sommato. Pronto? Sì? Ah, buonasera. Chi parla? Sono Enrico.
Enrico da Cittadella. Bene. Pronto? Hai la radio vicina tu? Pronto? Mi senti? Perché viene. Mi senti? Scusa, per scusa un attimo, è pronto? Sì, mi senti? Eccolo qua. Niente, volevo chiederti, ma tutte queste robe qua, sì, da dove sei che te le leggi? Io queste cose che le leggo io le ho scritte. Ma le hai scritte per intuizione tua o perché te le ha dette qualcun altro? Per il mio percorso. Ah, hai fatto un percorso e hai capito queste robe qua? Queste e tante altre. Ah, ho capito. No, ma il percorso, cioè, è tuo personale proprio? Certo. O ti sei ispirato a qualcuno in particolare? Ma tantissima gente ho incontrato sul percorso che mi ha aiutato in vari modi. Alcuni mi hanno anche bastonato per aiutarmi. Si tratta semplicemente di trasformare lo scontro in qualcosa di positivo. Ah no, niente, sono un po' curioso perché ho sentito tante robe, no? Ma alcune non vere, però alcune anche interessanti. E solo che però trovo un po' strano sto accanimento così totale contro la Chiesa Cattolica. Ma cosa te l'hai fatto i preti? Beh, hanno stuprato milioni di bambini, hanno messo in ginocchio milioni di persone, hanno distrutto popoli, hanno annientato generazioni, hanno impedito alle persone di vivere. Ti sembra poco? Ma ti sembra mia una cantinea di esagerare? No, guarda che è tutto documentato. Hanno stuprato l'umanità. Hanno messo in ginocchio persone davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. Hanno imposto un povero pazzo costringendo bambini ad essere battezzati. E ti sembra poco? Hanno costruito i campi di sterminio nazisti. Hanno sterminato popoli da migliaia di anni. In 1500 anni. Non ha fatto niente di buono, insomma. Niente. È solo teoria del possesso, è solo possesso degli individui per poterli stuprare e basta, è solo questo il cattolicesimo, non è nient'altro che questo. Non esiste libertà, non esiste discussione, non esiste possibilità di imporre se stessi. Il cattolicesimo è solo orrore e morte. Dopo, nelle varie storie, nelle varie epoche, c'è un orrore diverso da un altro orrore, ma è sempre orrore per impossessarsi degli individui. Ho capito. Vabbè, ti basta? Niente. No, questa è la tua opinione. No, rispetto, non è un'opinione, carità. Questi sono dati storici, questa è storia. Beh, non insomma, è opinione. Se dobbiamo parlare dei dati storici. L'opera dei missionari. Che sarebbe da discutere, ecco, ma adesso no, non c'è saluto, da discutere. Non si può sui dati, discutere. Sui dati non si può discutere. No, cioè, no, ma sui 200 dire, milioni di africani portati schiavi in America e i 300 milioni ammazzati sulle rotte, non si può discutere. Che sta gente venisse fatta dai cristiani, venisse battezzata e i vescovi cristiani fossero alla base di questo traffico, qui non si può discutere. Cioè, sono dati storici. Cioè, perché sì, no, questa... ma voglio dire, butto che negato proprio mai fatto niente di buono, qualcuno no, di non fatto, hanno niente, niente. Loro fanno vabbè, di buono niente, dai, ho capito la tua posizione, non se vabbè, poi non si discute adesso. No, ma infatti sui dati no. Ciao. Scusa, guarda, ho già capito che okay, tipo di messaggio che ti si può dare lì e che si, cioè, secondo me lei è un messaggio proprio, quello che ti dici ti dei cattolici, se ti dici ti in pratica te contraddici con quello che ti dici, perché il tuo è un discorso totalista, cioè proprio al massimo, no, al massimo, secondo me, pagano. Scusa se dico, cioè vi lo vedo proprio un discorso tipo... tipo Stalin, cioè un sì, discorso sì, no, che no, è così effetti, e basta. Ma in effetti queste sono le accuse di chi deve stuprare bambini mettendoli in ginocchio. No, sì, per sì, carità, no, mi, è giusto, dico, mi rispetto così la tua opinione, no, è giusto, ho sentito per casa la trasmissione ho sentito tante robe che mi podaria, vabbè comunque dai, non fa niente, scusa il disturbo e buona continuazione. Grazie, arrivederci. Ciao. Davanti alla vita non si può discutere, cioè i dati storici sono dati storici, non si può dire non è vero, cioè il macellaio di Sodoma e Gomorra è il dio dei cristiani, questo è un dato storico, che i cristiani mettono in ginocchio bambini davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra è un dato storico, non si può dire non è vero. Pronto? Chi parla? Dimmi. Sono in diretta? Sì. Ah, ascolta, questo signore che chiamava prima mi dispiaceva perché non mi hai tirato su, altrimenti volevo fare una domanda. Comunque, a me non piace la Chiesa e per essere par condicio non mi piaci neanche te, però io ascolto
e dico, se la Chiesa ha il dogma, anche Simeoni può portare avanti il suo dogma, che poi sia giusto o sbagliato non mi interessa, l'importante è che ne ho la possibilità di sentirne due. Ma ti va bene un po' questo aiuto? No, beh, mi va bene la tua opinione. Sì, cioè, beh, questo ovvio, senso. Dopo che mi possa pensare più o meno che quel che ti che pensa sia giusto è relativo. Sì, sì, ma l'importante è sempre sentire qualche dubbio che contrappone. Va bene. Senti, c'è il telefonino tu? Sì, sì. Sei andato via la voce. Va bene, ti saluto. Ok, grazie. Ciao, ciao. Ciao. Il problema è questo, davanti alla vita non si può discutere, cioè i dati, sono dati storici. Si può discutere sulle opinioni, ma non sui dati. Cioè, che il profeta descritto dai quattro evangelisti ufficiali sia un povero pazzo, è un dato storico. Non si può dire, no, non è vero, non è un pazzo, è il figlio di Dio. No, tu non mi puoi dire che è il figlio di Dio, quello è un povero pazzo. Altrimenti mi dai una verità di fede. E vi ho già detto, il pagano davanti alla fede si arrende. Però, scritto nero su bianco, è un povero pazzo. Allora, per piacere. Sì? È un povero pazzo, ed è solo un povero pazzo. Non è possibile che sia considerato in maniera diversa. Ora, i dati sono dati. 400 milioni di africani ammazzati, sono 400 milioni di africani ammazzati. Le stragi delle crociate sono le stragi delle crociate, ma non sono state fatte perché gli uomini non capiscono quello che è stato detto nei Vangeli, ma perché i Vangeli hanno portato a fare questo. I roghi sono stati alzati perché quel lurido maiale, che è il dio dei cristiani, perché è solo un lurido maiale, dice che la strega, la magliarda non deve vivere, la magliarda deve essere bruciata. Questo dà ordine, e questo i papi scrivono sulle loro bolle, e questo fanno bruciare gli eretici. Per cui le cose sono quello che sono, e il linguaggio deve essere tale per costruire la vita. Il linguaggio deve essere tale per costruire la vita. E tutte le religioni rivelate hanno una funzione precisa: la distruzione degli esseri umani. Non hanno una cosa diversa da questo. E il cattolicesimo è possesso della persona, è la persona posseduta dal Dio padrone. Questa è la porcheria, il cattolicesimo, questa è una porcheria. Tutto il resto sono puttanate. Il cattolicesimo dice una sola cosa: la persona è oggetto di possesso del Dio, il profeta è Dio, il Papa rappresenta Dio, ogni prete rappresenta Dio. Questa è la porcheria del cattolicesimo. Non esiste una porcheria diversa da questa. Guardate, vi dico un articolo, guardate. Sull'Espresso del 21 gennaio 1999, l'Espresso del 21 gennaio, per cui è un espresso che c'è anche adesso in questo momento, parla di un ordine religioso dei legionari di Cristo. Quest'ordine religioso dei legionari di Cristo, che è un ordine papale, è un ordine in mano al Papa, è quello che ormai ha il controllo della formazione dei preti. Ebbene, leggiamo cosa dice. Questo è del 21 gennaio 1999. Il fondatore di questo ordine religioso si chiama, se vi interessa, si chiama esattamente Marcial. Allora, abusi sessuali innumerevoli continuati su più di 30 ragazzi e giovani tra gli anni 40 e i 60. Sono queste le accuse rivolte a padre Marcial, che è ancora fondatore e direttore dei Legionari di Cristo da 8 sue vittime di allora. Uno di questi, Joan Vacca, di Holbrook, nello stato di New York, era stato il presidente dei Legionari negli Stati Uniti nel 1976. Lasciando l'ordine, scrisse a padre Marcial una lettera accusatoria. Due anni dopo, il vescovo di Rockville, John McGann,
che aveva accolto Vacca fra i suoi preti, trasmise la denuncia a Roma e nel 1989 Vacca la rilanciò in una lettera a Papa Giovanni Paolo II. Giovanni Paolo II sapeva che questo Marcel era uno stupratore e lo ha coperto. Il reato si chiama partecipazione morale in stupro. Giovanni Paolo II è responsabile di stupro. Chiaro questo? È chiaro, le nostre leggi sulla partecipazione morale sono chiare. Giovanni Paolo II era stato avvertito dal vescovo di Rockville, Jean McGann, che aveva accolto Vacca fra i suoi preti, ha trasmesso la denuncia a Roma nel 1989, Vacca la rilanciò in una lettera al Papa Giovanni Paolo II, per cui Giovanni Paolo II sapeva che Marcel Marcio era uno stupratore e lo ha coperto, per cui Giovanni Paolo II per il reato di partecipazione morale è responsabile di stupro. Questo è un cattolico. Tanto penso. A questo punto non potevamo tacere, dichiara l'Espresso José Barba Martín, oggi professore di filosofia all'Università ITAM di Città del Messico. Vacca, Barba e altri 6 ex legionari importanti, oggi vicini ai 60 anni e professionalmente affermati, hanno affidato le loro testimonianze all'Hartford Courant, il più antico e autorevole quotidiano del Connecticut, che è anche l'avamposto geografico dei legionari di Cristo negli Stati Uniti. A mettere per iscritto le loro denunce, in un ampio servizio uscito il 23 febbraio 1997, sono stati Gerald Renner e Jason Berry, quest'ultimo già autore di un libro inchiesta sugli abusi sessuali dei preti, premiato dalla Catholic Press Association degli Stati Uniti. I racconti degli 8 sono nitidi, sobri, concordanti. Anche nel descrivere il fascino di padre Marcel sui suoi acerbi discepoli, le modalità dei suoi approcci e gli artifici da lui impiegati per convincerli che, masturbandolo, stavano facendo opera buona col permesso speciale di Pio XII. E probabilmente è vero, cioè che Pio XII abbia fatto questo. All'Hartford Courant, padre Marcel ha replicato con una breve lettera: sono tutte calunnie e falsità, e con un po' di documenti allegati per mostrare che anche negli anni 50, quando il Vaticano lo processò, la sua innocenza era uscita accertata. Ma gli allegati sono poca cosa, una lettera senza data del dottor Riccardo Galeazzi, Lisi, archiatra di Pio XII, e un'altra lettera, anch'essa senza data, di uno degli inquisitori di allora, un vecchio vescovo belga, Palidoro van Vlieberg. In Vaticano silenzio, anche un appello scritto dagli 8 al Papa d'un anno fa non ha avuto risposta. Giovanni Paolo II, per il reato della partecipazione morale, è responsabile di stupro e violenze carnali. Questo deve essere chiaro. Questo deve essere chiaro. I reati non si applicano semplicemente alle persone che non si possono difendere, si applicano a tutte le persone, perché è un principio pagano che tutti gli esseri umani sono uguali, è un principio cristiano che tutti gli esseri umani devono essere in ginocchio davanti al padrone, e il padrone può essere indifferentemente il Papa, può essere indifferentemente il prete, può essere indifferentemente il vescovo. Per cui, da un lato il cristianesimo stupra le persone, il paganesimo costruisce uguaglianza fra le persone, e se io dico le cose, le dico per difendere la vita, per costruire la vita, perché l'unica linea che abbiamo, l'unica unità di misura è la vita. La vita ci dà l'unità di misura sulla quale mettere il giudizio, e davanti alla libertà non c'è restrizione che tenga. Bene, io qui finisco la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Sì?
vi finisco qui la trasmissione, vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, Piazzale Parmesan 8 Marghera, vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica, Vicenza, e vi do appuntamento per giovedì prossimo alla stessa ora. Grazie e ascolto.